Valerio Tranfa, team manager della Bledeco Juve Caserta, appena rientrati da Monopoli, grande impresa, ma da sottolineare, l'impresa è stata schiacciante per questa vittoria, prima missione in terra pugliese. Sì, i ragazzi sono stati encomiabili e hanno svolto appieno ciò che il coach aveva chiesto nel prepartita. Siamo entrati con l'intensità giusta, abbiamo azzannato la partita fin dai primi minuti e alla fine del secondo quarto eravamo 30 punti sopra, non per caso, ma soltanto perché i ragazzi ci hanno messo proprio tutto quello che avevano dentro per portare a casa questa partita. Poi dopo diciamo che abbiamo amministrato un po' il vantaggio, abbiamo avuto un loro ritorno più per orgoglio loro che per nostre defiance, però abbiamo fatto una grande partita e una grandissima vittoria, perché come dicevo in precedenza queste due partite se le vinci non hai fatto tanto, ma se le perdi comprometti diciamo il percorso per cercare di sognare e arrivare a quell'ambito quarto posto che adesso dobbiamo cercare di raggiungere. Valerio, comunque sottolineiamo che i 61 punti in due quarti è stato un record quest'anno per la Ble. Ma noi siamo una squadra che diciamo ha queste giocate le ha nelle corde, perché siamo una squadra di tiratori e poi comunque abbiamo portato diciamo quello che ci diceva il campo. Loro sono messi a zona e noi abbiamo iniziato a tirare da fuori e poi dopo anche quando loro giocavano a uomo non riuscivano a tenerci e sui ribaltamenti siamo stati sempre liberi per poter buttare la palla dentro. Poi è logico, se non la butti dentro non vai avanti. Noi siamo stati bravi anche a fare canestro. Ok, e adesso c'è Corato. Praticamente Corato fra poche ore sarà la seconda missione in Puglia per la Bledeco Juve Caserta. Come vedi questo match? Questo match è un altro match difficilissimo, perché le partite del basket se non le giochi non le vinci. Partire da squadra favorita io non lo penso, perché comunque la partita la dobbiamo giocare prima di vincerla. Sarà un'altra partita difficilissima e cercheremo di fare di tutto per portarla a casa anche questa. Il direttore generale Roberto Caterina. Roberto, dopo la sconfitta di Taranto si torna subito in campo per un altro impegno importante contro una delle squadre forse più in forma del campionato. Domani al Palolo si arriva Caserta. Sì, domani arriva Caserta, che sta attraversando un ottimo momento. Tra l'altro conosciamo bene il percorso che sta facendo in questo campionato. Per noi non cambia nulla, è una partita che affronteremo al massimo delle nostre possibilità, nel senso che sputeremo sangue fino all'ultimo secondo cercando di portare a casa i due punti. È importante domani, come hai detto tu, portare a casa i due punti, perché ci giochiamo le ultime residue speranze di entrare nei playoff. Che avversario è Caserta, che viene da 5 vittorie consecutive? Come farle male? Come contenerla, visto che ha giocatori di grande e molta esperienza? Ripeto, Caserta è una squadra forte, lo ha dimostrato, ma noi in questo momento ci deve interessare poco chi è il nostro avversario, con tutto il rispetto, ci mancherebbe altro, vista la situazione, viste le non molte partite che mancano alla fine del campionato. Noi dobbiamo entrare in campo con quella voglia, con quella grinta e cercare di portare a casa questi benedetti due punti che ci permettono di rimanere a galla e poi magari pensare alla prossima in maniera altrettanto positiva. Ultima domanda, parliamo ancora della partita di Taranto, una partita che per tre quarti è stata ben giocata, ben interpretata, punto a punto, lottata palla su palla. Poi nell'ultimo quarto ci sono stati 5 minuti finali di scollamento, tu eri lì, che giudizio dai della prestazione, a parte ovviamente il risultato che è stato negativo?
Beh, la tua disamina è quella giusta. Anche a Taranto abbiamo dimostrato che ci siamo, solo che dobbiamo imparare a esserci per 40 minuti. Lo staff, i giocatori lo sanno, hanno lavorato ovviamente in questo senso e speriamo che già da domani tutto ciò non accada. Grazie. Prego.